Infatti è. È Gabriele. Quindi è un minuto più l'intro. Ma non devo parlare tra 40. Ok. I riflettori sono puntati sul campionato di Serie A1 femminile. Suncini, Agribio Chimica, Riosto Ferrara e Flavioni sono le protagoniste del Match of the Week della 15ª giornata. Pallaboschetto di Ferrara, amiche e amici della pallamano, da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Una buona serata, è una partita che per motivi diversi che riguardano le due formazioni è comunque per entrambe molto importante. La Riosto Ferrara ha bisogno di vincere per restare aggrappata al treno che porta alla pool playoff. Dall'altra parte invece il Flavioni fanalino di coda è ancora a secco di punti, cerca appunto i primi punti del suo cammino, ma anche la fiducia, ritrovare la fiducia per arrivare bene poi ai playout, per provare a salvarsi. Vediamo, diamo un'occhiata proprio alla classifica del campionato di Serie A1 femminile, facciamolo con l'aiuto della grafica per capire, per localizzare, posizionare queste due squadre e le altre. Eccola qua con la Iomi Salerno che intanto ha continuato a vincere ieri, come anche la Mechanic System Oderzo, 27 punti, che ha vinto lo scontro diretto contro Bressanone, e poi dietro e Bagar per provare a rientrare nelle prime sei posizioni. Le squadre sono in campo e allora direi, con anche qui l'aiuto e l'ausilio della grafica, di vedere le formazioni, di andare velocemente alla lettura, iniziando dalla squadra di casa, dalla formazione della Suncini Agribio Chimica. Ariosto Ferrara a disposizione del tecnico Britos, Vitale Manzoni, Stampi, Di Lisciandro, Burgio, Gioia, Buna, Stettler, Tisato, Pertaler, Fantini e Katia Soglietti, il capitano della compagine emiliana. Fronte opposto invece andiamo in casa Flavioni, a disposizione del tecnico che abbiamo ascoltato nel prepartita, Patrizio Pacifico, Bulache, Feoli, Francesconi, Bartoli, Bonamano, Schiavo, Tuduran, Maruzzella, Fanelli, Di Luca, Spizzico, Ferretti e De Santis. A dirigere l'incontro la coppia formata dai signori Nguyen di Verona e Panetta di Genova, il delegato FIGIAC al tavolo è il signor Mombello di Pesaro. Tra pochissimo il fischio d'apertura, per Luigi, di un campionato che queste due squadre, come dicevamo, stanno affrontando sicuramente con animo diverso. Stanno affrontando con animo diverso, ma con la stessa voglia di vincere, hanno obiettivi diversi, stanno affrontando cammini diversi, ma ce la mettono tutta sul 40-20 e oggi si daranno battaglia, perché entrambe, per motivi diametralmente opposti, ma cercheranno di portare a casa i due punti, come avevi giustamente ricordato tu, il Ferrara per staccare il più possibile lo spauracchio del quarto posto, del quartultimo posto, che vorrebbe dire play out. È tutto pronto per iniziare la gara, senza pesante nelle fila della Riosto Ferrara, quella di Nelly Dobreva, di gran lunga la miglior tiratrice a disposizione del tecnico Carlos Britos. Attaccherà da destra a sinistra dei vostri schermi in maglia bianca il Flavioni, si difende in maglia nera invece la Riosto Ferrara. Ha iniziato il match con il primo possesso proprio nelle mani della squadra ospite, con Bartoli, Francesconi e Bonamano a formare il trio dei terzini. Si difende per il momento in 6-0 la Riosto Ferrara. Primo minuto di gioco, subito un giro di palla per studiare la difesa avversaria da parte del Flavioni. Francesconi che ha cambiato posizione con Bartoli, si accelera immediatamente a sinistra, va dentro Francesconi che va a tirare sopra il muro, palla che però è terminata oltre la linea di fondo. Una conclusione subito cercata dalla Flavioni, desiderosa di sbloccare il punteggio. Stettler porta avanti l'azione in velocità, il primo possesso della partita per l'Ariosto Ferrara. Stettler, poi ancora Gioia che va in palleggio, nuovamente Stettler, si va verso Tisato che però deve rallentare perché non ci sono spazi.
Io te lo vediamo in campo due squadre che hanno centimetri e pesi completamente differenti, quindi qual è l'obiettivo del Flavioni? Quello di tenere il più lontano possibile le bocche da fuoco dell'Ariosto Ferrara e soprattutto invece nella manovra d'attacco il rischio è proprio questo, perché tenendo così alte si scoprono dietro e lasciano il fianco, scoprono il fianco alle percussioni, agli inserimenti di questo Ariosto Ferrara. Abbiamo visto il primo gol della partita che ha portato la firma di Stettler, che è riuscita a sfuggire alle attenzioni della difesa avversaria, di una difesa, come dicevi tu, necessariamente molto mobile da parte del Flavioni, molto alta, che dunque ha lasciato spazio all'inserimento, all'incursione di Stettler. Poi aveva parato per Thaler dall'altra parte, tutto però sotto fallo, e allora Maruzzella, che ha giocato d'appoggio sul nuovo possesso del Flavioni Civitavecchia. Il pallone viaggia dalle parti di Bonamano, che deve tornare per vie centrali. Nuovamente Bonamano, c'è Bartoli che vuole il possesso, poi Francesconi va in palleggio ancora in uno contro uno, Bartoli direttamente a sinistra, anche se è ben piazzato e ben posizionata la difesa dell'Ariosto. Il primo gol del Flavioni lo segna Francesconi dalla linea dei 9 metri. Ottimo così, deve avere molta pazienza, soprattutto una manovra offensiva, perché è solo in questo modo che riuscirà a trovare degli spazi da una coriacea difesa di casa. E aveva provato con la rimessa veloce, sfruttando soprattutto le abilità appunto in velocità di Maria Victoria Gioia, giocatrice di origini argentine, l'Ariosto Ferrara. Ha cercato gli spazi giusti, si è ben riposizionata però la difesa dell'Ariosto. E allora Burgio, che gioca d'appoggio per Stettler, che deve andare in palleggio. È chiusa la linea di passaggio a destra, Stettler prova a far valere tutti i suoi chili e centimetri per mettere in difficoltà una difesa di Flavioni che tiene. La tengono in tre per la verità, perché sicuramente la sua stazza fisica le permette questo gioco in uno contro uno in penetrazione, che può mettere in difficoltà la squadra di Civitavecchia. Il tentativo di Tisato, che però è terminato sull'esterno della rete rispetto alla porta difesa da Bulacchi. Allora è ripartito il gioco con il possesso per Bonamano, la conclusione, pallone che termina sulla traversa, il rimpallo favorisce ancora il Flavioni, che può riorganizzarsi. Generosa e intelligente questa azione solitaria di Bonamano, che ha tentato di sorprendere tutti, c'è riuscita per la verità, solo che la traversa le ha negato la gioia del gol. Si gioca con Bartoli per vie centrali, Bonamano, Francesconi, che adesso è impegnata come terzino destro, ancora Francesconi per dare ritmo all'azione d'attacco, prova Bonamano la penetrazione, aveva cercato anche una conclusione, vediamo se ci sarà una sanzione. Sì, cartellino giallo per Burgio, che difende lì nel mezzo a far coppia con Stettler. Abbiamo visto nelle battute iniziali come Francesconi e Bonamano si alternino e si scambino posizioni per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Francesconi, poi Bonamano per Bartoli, che deve andare ancora centralmente, troppo distanti però per far male le giocatrici di Flavioni. Bonamano ancora con uno scavalcamento, poi aveva trovato l'angolo alto, la palla che nuovamente si infrange sulla traversa per la seconda volta. Un tiro di Bonamano termina sulla traversa, il cronometro dice 4 e 12 trascorsi al Palaboschetto, risultato in parità 1-1 tra Ferrara e Flavioni. Segnalazione di passivo su questo attacco delle giocatrici laziali, si fatica per recuperare questo pallone, si lotta, ce l'ha fatisato, che poi va da Gioia, rovesciamento dall'altra parte, Gioia ancora in elevazione, palla anticipata ma gioco fermo, cartellino giallo per Bartoli e palla all'Ariosto Ferrara. Sta coprendo bene nella manovra offensiva, stanno coprendo bene in difesa le ragazze del Mister Pacifico, e questo sta consentendo di mantenere il risultato basso, non stanno prestando il fianco a questo gioco veloce che l'Ariosto Ferrara sta cercando di mettere in campo. Gioia per Tisato, ancora Gioia in uno contro uno, poi Tisato che però è scomoda da quel lato del campo, allora deve tornare ancora dalla compagna di Lisciandro, ridà nuova linfa all'azione d'attacco, ma non è una circolazione pulita quella portata avanti dall'Ariosto Ferrara, che faticosamente va da Tisato a Gioia, che poi si inventa un gol, conclusione tra le mani di Bulacche per il 2-1. Tiro dagli 8 metri, zona centrale, tiro centrale, non riesce Bulacche a chiudere le mani in tempo sopra la testa, viene trafitta per la seconda volta. Portiere giovanissima, classe 2000, Andrade Bulacche, origini rumene.
Nuovo attacco per il Flavioni. Bartoli, solito cambio di posizione con Francesconi, che adesso accelera improvvisamente verso sinistra. Buona la finta di Bartoli, che però ci mette un passo di troppo, e allora cambio di possesso, infrazione proprio di passi ravvisata dalla coppia arbitrale, rovesciamento, la seconda fase della solita gioia che dà ritmo all'attacco dell'Ariosto Ferrara. Tisato, ma bisogna fermarsi e rallentare. Non ha fretta l'Ariosto Ferrara, cerca di provare sicuramente gli schemi allenati durante la settimana. Sulla linea lotta Katia Soglietti, la giocatrice di maggiore esperienza in forza proprio all'Ariosto Ferrara, capitano della squadra emiliana, una carriera spesa proprio nelle fila dell'Ariosto. Tisato, cambio di posizione con Stettler che si muove centralmente, ha provato con un incrocio per Gioia, non è preciso il passaggio, Gioia però vuole alzare nuovamente i ritmi, poi Tisato, il tiro parato da Bulac, la ribattuta è di Stettler, colpevole questa volta però la difesa della Flavioni di non aver atteso almeno con una giocatrice quella ribattuta. Nuovamente attacco Ariosto, si alza il braccio del passivo e poi ancora una volta Maria Vittoria Gioia, seconda rete della sua partita. Nuovamente rivediamo nel replay offertoci dalla regia coordinata da Francesco Egido la conclusione vincente per il 3-1. 7.5 sul cronometro. Buona mano Bartoli con coach Pacifico, che in panchina però dovrà trovare qualche contromisura rispetto a queste conclusioni. Già la seconda che arriva dalle mani di Gioia, cambio di possesso per uno sfondamento. Probabilmente generoso questo fischio arbitrale che dà la possibilità ancora all'Ariosto Ferrara di manovrare un'azione, la settima azione offensiva. Vediamo se riuscirà a capitalizzare, vediamo che il Ferrara non ha nessuna fretta e quindi con calma gestisce e usa questi cambi di posizione per cercare di trovare spazi nelle maglie dell'Arcigna, difesa del mister Pacifico. Stettler aveva cercato il passaggio, la favorisce il rimpallo, il pallone che le torna nelle mani e poi non può sbagliare. 4-1, rivediamo l'azione che ha portato al gol di Lou Stettler. Con 8.5 giocati adesso l'Ariosto Ferrara nella fase d'avvio vuole subito accelerare, prendere in mano le redini della partita. E ci sta riuscendo, complice anche queste disattenzioni, queste imprecisioni nella manovra d'attacco della squadra ospite. Alla buttata via, Gioia adesso può nuovamente accelerare per Stettler che con una mano tocca su Burgio, bucata sul primo palo. Bulacche, pallone dentro e alle spalle dell'estremo difensore rumeno che viene richiamata infatti in panchina, sostituita da De Santis. Non un buon impatto con la partita per lei. Non un buon impatto, solamente una parata al suo attivo. Per la verità erano tiri in penetrazione, quindi abbastanza difficili. In questo caso però si è fatta trovare impreparata sulla posizione, era in ritardo sia con le mani che con il corpo e ha avuto vita facile Burgio, che da quella posizione non ha sbagliato. Entrata De Santis, classe 84, una delle giocatrici di maggiore esperienza in una rosa giovanissima comunque a disposizione di Patrizio Pacifico, squadra con una media età che si aggira attorno ai 22 anni, che però sta facendo comunque tanta fatica nel trovare spazi in una difesa molto ben posizionata e molto concentrata di un Ariosto Ferrara che non vuole scherzi, soprattutto dopo la sconfitta pesante 34-21 maturata la settimana scorsa in casa di Leno, la matricola di questo campionato. È una vittoria che peraltro a Leno ha dato grande coraggio e soprattutto una spinta in classifica importante anche in virtù di quanto accaduto ieri con la sconfitta del Cassano Magnago, che è un'altra delle formazioni che gravita nella zona di fondo della classifica della Serie A1 femminile. Buona mano dopo i 9 metri e il fallo, è già ripreso il gioco. Francesconi va a sinistra per Di Luca che può andare in uno contro uno con convinzione, ha cercato il tiro parato ancora una volta però da una Melanie Pertaler che sta facendo il suo dovere fino ad ora nel migliore dei modi. Chiara e ottima la collaborazione con il muro, è ottima anche la parata di De Santis che si presenta così tra i pali con la prima parata della sua partita. Di Luca sul rovesciamento,
5-1 il risultato. Ci prova Bonamano, il tiro è stato toccato in maniera provvidenziale da Stettler, che ne ha rallentato perciò la traiettoria, rendendola facile preda di Pertaler. Poi Burgio da posizione agevolata stavolta colpisce il palo, errore al tiro, deve accelerare il Flavioni. Il palleggio di Francesconi, che va in uno contro uno, osserva il movimento del pivot, poi riesce a tirare in caduta e va a prendersi un tiro dai 7 metri. È il cost to cost che l'aveva chiesto Pacifico a viva voce dalla panchina. Eh sì, questa è la prima scelta obbligatoria se vogliono cercare di far male alla squadra di casa, quindi ripartenze veloci, gioco veloce e cercare di sfruttare le coperture in difesa probabilmente un po' morbide. Tiro dai 7 metri con la possibilità per Bonamano di duellare con Pertaler, brutta conclusione però dai 7 metri, centrale, facile preda, e ovviamente Britos dalla panchina invoca calma perché non lo avevamo sottolineato in precedenza, lo facciamo ora. Ariosto Ferraro ha una giocatrice in meno, c'è stata una sospensione temporanea all'indirizzo di Burgio. Pertaler che ipnotizza la Bonamano dal tiro dei 7 metri e porta a 4 il suo bottino personale di interventi provvidenziali. Gioia direttamente per Tisato, salta completamente la marcatura, poi in qualche modo Soglietti che ha agganciato quel pallone, l'ha arpionato. 2 minuti per Bonamano. Io ci vedo tanta esperienza di Soglietti però nell'andare a prendersi quel tiro dai 7 metri. Eh sì, tanta esperienza, tiro ad una mano in caduta, a rientrare, accetta il contrasto che l'ha fruttato, il tiro di 7 metri e poi va a la segnare. Realizzazione è 2 minuti di sospensione, il massimo di quello che poteva portare a casa, l'ha portato. È un fallo che vai a prenderti sapendo di non poter segnare probabilmente nel primo momento, ha accettato come dicevi tu il contrasto e ne ha tratto fuori il massimo. Parità numerica perché Chiara Bonamano si è accomodata in panchina, quindi l'Ariosto Ferrara e la Flavioni attaccano entrambe con il medesimo numero di giocatrici, con il cronometro, il timer della partita che ci dice 12 trascorsi. De Luca ha provato le 9 metri, Feoli raccoglie la ribattuta, va a prendersi il tiro e la rete con il pallone appoggiato accanto alla testa di Melanie Pertaler. Feoli ha veramente caparbia, strappa questa palla da una probabile uscita dal fondo, riesce a coordinarsi, ritrova il ritmo dei passi e vede la Pertaler con le braccia basse e la punisce alta sopra la testa. Stettler, gioia ancora con una giocatrice in meno, entrambe le squadre, l'invenzione di Stettler che appoggia morbido il pallone sopra la testa di De Santis, pallonetto delizioso, grande intelligenza e senso della posizione, controllo del corpo, tecnica, tanta esperienza e bravura in questo tiro. Ex giocatrice del Teramo con cui ha impattato con il campionato italiano, Lu Stettler, origini argentine, classe 90, un autentico jolly, ma soprattutto preziosa anche nella fase difensiva. Abbiamo visto questo muro adesso a due mani, imperioso per riconquistare il pallone e ora portare avanti questa seconda fase. La palla che viaggia dalle parti di Tisato, lo scarico è tutt'altro che preciso, però il pallone era destinato a Dirisciandro. Inquadratura per Nelly Dobreva, affiancata da un'altra ex di prestigio qui a Ferrara, da Gambera, ex portiere, ora sostituita da Melanie Pertaler. Il time out. Allora raga, rientriamo con Spizzico a pivot, alla sinistra Francesca, mettiamo il pivot tra 1 e 2, in tranquillità facciamo una croce terzino ala, l'ala sale, il centrale si sposta verso, mi lancio un tiro per Chiara me lo metti, punto, quando sono tutti e basta, pronti a tornare dietro, riprendiamo un attimo qua dietro la questione in difesa, stiamo un po' più attenti su Stettler, significa che Fede, prima tu provi ad andare a dar fastidio e farla giocare sempre col palleggio, poi se tu non sei sufficiente ci metteremo un altro cane, però stiamo attenti a quella situazione lì, a quella che ci sta da più fastidio. Gioia Stettler, dai ragazzi, dai, siamo in meno 7-2 in favore di Ferrara. Su Flavioni se n'è quasi andato il primo quarto d'ora di gioco, è un time out che ovviamente per Luigi ci sta perché
coach Pacifico, soprattutto in attacco, ha bisogno di riorganizzare le idee della sua squadra. Riorganizza la manovra offensiva, disegna delle traiettorie, delle possibilità d'attacco, soprattutto vuole che le sue giocatrici attacchino gli spazi e non sul corpo delle giocatrici avversarie, perché è così che, impegnando due giocatrici avversarie, riuscirebbero a trovare spazi per le combinazioni, per gli incroci e per gli scalari, che porterebbero così le sue giocatrici al tiro in modo più facile. Tiro cercato in questo frangente ancora da Bonamano dalla linea dei 9 metri, ha avuto però vita facile Melanie Pertaler, che è riuscita ad opporsi. Seconda fase che però dura solo per un attimo, perché adesso Gioia rimette tutte le compagne al proprio posto, si riprende le chiavi del gioco in mano e va ad organizzare questa nuova azione offensiva. Gioia, proprio lei ha cercato la penetrazione, ha parato De Santis, ci sono però gli estremi per un tiro dai 7 metri con un cartellino giallo all'indirizzo di Francesconi dalla linea Andrea Soglietti. Sì, è stato un ottimo inserimento di Tuduran. Intanto il gol da parte di Katia Soglietti per l'8-3. Questo è tutto il merito dell'incursione di Gioia, che è riuscita a trovare lo spazio, è stata, come dire, fermata in maniera irregolare. È tutto a posto perché è stato realizzato dalla solita Soglietti, che non sbaglia, seconda rete della sua partita, ancora una volta dalla linea dei 7 metri. 8-2 il risultato, come detto, quando sta per andarsene via il primo quarto d'ora di partita. Partita che è in pieno controllo però della Suncini Agribio Chimica Ariosto Ferrara in questa fase d'avvio. Lo scarico per portare al tiro una delle nuove entrate, si trattava di Fanelli, che con esperienza è andata a prendersi questo tiro dai 7 metri, non potendo prendersi la conclusione, non era nella miglior situazione in termini di rincorsa, ha cercato il contatto con Di Lisciandro e poi non sbaglia Francesconi, aveva invece tirato male, decisamente male in precedenza Bonamano, lo ha fatto sicuramente meglio Francesconi, che infatti è andato a segnare. Più volte Bonamano è andato al tiro ma non ha avuto mai quella cattiveria, quella grinta, quel ritmo giusto per poter far male, e invece anche abbiamo visto che Francesconi su questo tiro di rigore ha messo tutta la sua forza, tutta la sua frustrazione, è riuscito a trafiggere il portiere avversario. Intanto ha provato Di Lisciandro in penetrazione, va a prendersi anche qui un tiro dai 7 metri. Due minuti con cui Spizzico dovrà accomodarsi in panchina, c'era stata anche un'accortezza difensiva, una modifica nell'assetto della Flavioni con la marcatura uomo da parte di Feoli all'indirizzo di Stettler. Si creano però maggiori spazi e ne approfitta Di Lisciandro con Soglietti, che adesso dalla linea va a realizzare 3 su 3 al tiro, 100% per Katia Soglietti, sì. 9-3. La Di Lisciandro che prima aveva causato il rigore e poi si è andata a prendere il tiro di rigore nella manovra offensiva. Solito rigore, solita Soglietti, solito risultato, gol. Più 6 il punteggio, Francesconi per Bonamano che va a caccia della prima rete, in grado di darle fiducia nel corso di questa sfida. Un terminale offensivo troppo importante per il Flavioni di coach Pacifico. Cerca spazio laddove però difende in maniera più che efficace. Poi Bartoli, attenzione, dicevo, difende molto bene Soglietti. Infrazione di passi e cambio di possesso. Sì, Bartoli ci ha provato ma purtroppo ha evidentemente commesso infrazione di passi e non è riuscita a portare a buon termine quell'incursione tra primo e secondo. Tisato per Gioia, a sinistra c'è Stettler, poi il tiro di Burgio ancora una volta sul primo palo, ancora una volta proprio il palo, la ferma concedendo così al Flavioni la possibilità di attaccare per provare a ridurre il divario. 9-3 come detto il punteggio, 12,5 poi squadre negli spogliatoi. Adesso il Flavioni attacca senza pivot e comunque ha visto, credo che sia palese, la loro possibilità, maggiore possibilità di arrivare alla via del gol per sulle zone laterali, perché sul centro fanno ottima guardia i difensori centrali dell'Ariosto Ferrara. Il tiro di Bonamano è ancora una volta viziato da un'azione irregolare in fase di costruzione dello stesso tiro. Di Lisciandro invece ha la chance di prendersi la conclusione, Fanelli le frana letteralmente addosso. Due minuti, troppa veemenza stavolta per Fanelli, che non è riuscita a controllare il corpo, a controllare il movimento, è finita letteralmente addosso
ad Alessandra Di Lisciandro, corretta la decisione che porta a questo tiro dai 7 metri, inquadrata la panchina della Flavioni Civitavecchia. Soglietti contro Bulache, ancora a segno Katia Soglietti, 4 su 4. Ancora la Di Lisciandro, si procura il rigore e la Soglietti lo realizza, quindi ottimo l'asse, l'intesa tra l'ala destra, contromano tra l'altro della formazione di casa, e la finalizzatrice, la giocatrice più esperta, Katia Soglietti. Di Lisciandro, che è peraltro un ex di questa partita, giocatrice di origini proprio laziali, che ha vestito la maglia del Civitavecchia e che poi ha trovato casa, sportivamente parlando, ovviamente qui a Ferrara. Giro di palla con il possesso per Bartoli. C'è un fallo e un cartellino giallo per Katia Soglietti, continua a battere proprio lì Chiara Bonamano, che però non sta trovando grandi soddisfazioni fino ad ora, grande concentrazione invece di Soglietti. Bartoli ancora a sinistra, nuovamente Bartoli, fallo e 9 metri. Nuovamente la Soglietti, che sta facendo ottima guardia in difesa, è una delle sue caratteristiche fondamentali. Pallone che è terminato sul palo, in qualche modo ancora la conclusione vincente da parte di Bonamano, stavolta con grande caparbietà. Tiene in campo quella palla, recupera i passi e dall'ala destra esegue un tiro perfetto. Sul fronte opposto invece ancora il gol da parte dell'Ariosto, attenzione alla parata sul tiro di Francesconi da parte di Pertaler, vediamo Stettler che trova spazio dall'altra parte, il rovesciamento con la palla larga, attenzione a Burgio che ha spazio per la conclusione, si sta però intestardendo su quel palo Giulia Burgio, il pallone che termina sull'esterno della rete, e poi Fanelli che prova il pallonetto mettendoci anche in questo caso un passo di troppo, cambio di possesso, 11-4 al 20° minuto. Eh sì, probabilmente Gioia aveva, come dire, infastidito questa ricezione, poteva esserci un fallo al limite, però la coppia arbitrale non rileva nessun tipo di scorrettezza e quindi palla ancora in mano alla squadra di casa, che manovra ancora una volta con tutta calma, chiama schemi Gioia e vediamo come e se riusciranno a trovare spazi. Parità numerica ristabilita intanto. Tisato prova un pallone dentro per Soglietti, il lancio in contropiede è preda di Gioia, sontuoso il suo ripiegamento di Lisciandro, è una palla mal gestita però anche dall'Ariosto, errori da una parte e dall'altra, vediamo se ne approfitta Bartoli che può andare in palleggio, serve il movimento delle compagne, poi fa tutto da sola, pallone che termina sul palo, Ferretti ancora una chance in palleggio, si avvicina poi il tiro e para per Thaler, e però il Flavioni ha bisogno di mettere dentro questi palloni, queste occasioni nitide per provare a restare aggrappata a una partita che si è subito complicata. Ghiottissime occasioni in casa Flavioni, purtroppo due volte il portiere non riesce ad imbeccare l'azione di contropiede, facendo infuriare tra l'altro il mister Pacifico in panchina, e soprattutto queste azioni in velocità non trovano la precisione sia per il palo che per la bravissima portiere avversaria. Gioia con Stettler marcata a uomo, però è impreciso il passaggio, si avventa in qualche modo sul pallone di Lisciandro che trova poi in Gioia due mani sicure per continuare a giocare, segnalazione di passivo, Gioia con il pallone che scheggia la traversa e finisce fuori. Francesconi a destra per l'azione che è già ripresa con Bonamano, il tiro incrociato, splendida rete questa di Bonamano per l'11-5. Splendida rete questa di Bonamano, ci aveva provato più volte a far male durante queste transizioni offensive ed è riuscita questa volta al terzo tentativo, incrociando il tiro, a trovare la rete. Time out chiamato da Carlos Britos, il tecnico della Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara, dopo questa rete da parte di Chiara Bonamano ascoltiamo le indicazioni del tecnico della formazione emiliana. El pivot qua le toglie la caratteristica de lei, che è giocare l'uno contro uno. Allora, perché non ti apri?
togliamo qua e si crea l'uno contro uno da qua. Lei può superare e può scaricare la gente. Va bene? Te l'ho detto prima. Ok? Perfetto. Allora, prossimo attacco. Tranquille. Giriamo un po' la palla. Lu. Mantieniti molto aperta. Ok? Pivot aperto. Ok? E da qua tu puoi giocare. Matti attacca un poco. E tu hai molto spazio per le due parti. E giochiamo semplice. Non ci dobbiamo mettere il coso. Se no... Non c'è problema. Va bene. Stai qua e dopo si apri. Come tu vuoi. Però l'importante è giocare aperto, ok? Dai! Si muove dove si la pelota. Chiarissimo il time out del mister Britos, che vuole il pivot largo, cercando così di creare spazi, soprattutto nelle percussioni per vie centrali, sfruttando le capacità al tiro e di velocità delle sue giocatrici. Tutto pronto per riprendere a giocare con il pallone nelle mani dunque della Suncinia Gribio Chimica Riosto Ferrara, che è avanti 11-5 dopo i primi tre quarti di questo primo tempo. 23 sono i minuti trascorsi. Tisato, che ha un'autostrada avanti a sé per prendersi la conclusione, ha parato Bulacca. Intanto la nostra regia ha prontamente raccontato quanto sta accadendo sulla panchina della Flavioni, che sta facendo a meno di Bonamano per uno scontro di gioco, perdeva sangue, dunque naturalmente i direttori di gara hanno richiesto le doverose cure prima di riprendere spazio sul 40-20. Francesconi per Bartoli. Ancora Francesconi, lo scarico per la conclusione, è arrivata la rete da parte del Flavioni, il gol che porta la firma di Benedetta Di Luca, che è stata brava a trasformare, ha sostituito nel migliore dei modi Bonamano con questa bella conclusione. Nonostante lei non sia una giocatrice mancina, quindi fuori posizione, destra di mano, è riuscita a tesorizzare tutto il ben fatto di Francesconi, che attira a sé due giocatrici, ha tanto spazio e sfrutta i suoi centimetri per battere per Thaler. Palla persa dall'altra parte, ancora una volta il pallonetto cercato da Fanelli, aveva la possibilità per piazzare un mini break di 2-0 il Flavioni, non ottimale però la conclusione lasciata partire da Fanelli in pallonetto. E poi Di Lisciandro proprio su quel lato di campo che è rimasto completamente scoperto, non può sbagliare, replay per riapprezzare il gol da parte di Alessandra Di Lisciandro. Il tentativo in velocità di Francesconi è ancora una volta preda di Pertaler, il risultato resta lì, 12-6 in favore della Riosto Ferrara con i minuti trascorsi che sono 24, palla nelle mani ancora una volta del Flavioni. Sicuramente Fanelli in quell'azione è stata troppo morbida, velleitaria al tiro, ha trovato un'attentissima per Thaler, che tra l'altro porta il suo bottino personale a 10 ottime parate, e chiaramente poi ha avuto anche difficoltà nella copertura difensiva. Aveva trovato stavolta una buona conclusione abbastanza violenta Bartoli, palla che però ha toccato il palo terminando poi a lato, non c'è stato tocco e deviazione né dalla difesa né di Pertaler, e dunque il possesso resta nelle mani ancora una volta della Riosto Ferrara, che può gestire questa fase d'attacco, può gestire soprattutto il possibile più 7. Soglietti va dalle parti di Gioia, poi Tisato, ancora una volta Gioia che va in palleggio, larga la palla, Tisato è completamente scoperta la difesa del Flavioni, Soglietti il pallonetto pregevole per il 13-6. Questa volta sfortunata la formazione di Civitavecchia, perché su quest'ottima parata di Bulacca purtroppo la palla carambola direttamente nelle mani di Soglietti, che si vede che appoggia un comodissimo pallonetto che scavalca proprio l'estremo difensore della squadra di Civitavecchia. Dicevamo, un Civitavecchia che trova questa sera la porta praticamente stregata, perché quando non c'è l'ottima per Thaler ci sono i legni a negare la gioia del gol, e come tutto il campionato manifestano una grossa difficoltà, una non confidenza perfetta con il gol. Però sono stato appena smentito da Francesconi, che è stata brava invece. Bravissimo. Ha trovato una buona conclusione dai 9 metri, violenta e assolutamente imparabile questa volta per Thaler, che non l'ha neanche vista partire.
con il possesso adesso per l'Ariosto Ferrara, 13-7 il risultato, sempre comunque avanti la squadra di casa allenata da Carlos Britos, che ha bisogno di vincere per restare aggrappata al treno che porta alla pool playoff. Ottimo il taglio di Tisato, che però è entrata all'interno dell'area dei 6 metri, invasione e cambio di gestione della palla. Bonamano, il tiro centrale parato da Pertaler, ancora Francesconi per riorganizzare e gestire questo nuovo possesso di Flavioni. La Bonamano ci continua a provare, perché ha trovato anche una soddisfazione in quel tipo di azione in velocità, continua a provarci, non può non provarci, perché è lei che ha anche nelle sue mani ottimi tiri e anche soluzioni e gol. Ma adesso vediamo che ci ha provato Bartoli, è già la sua decima, il suo decimo tentativo di incursione tra primo e secondo, ma non riesce comunque a concretizzare con le reti. Ha provato adesso un tiro più di frustrazione che altro. Cambio di possesso e Delisciandro va a realizzare in contropiede, tutto facile per il 14-7. 2.5 da giocare prima del break che porterà le squadre negli spogliatoi, prima dunque del termine della prima frazione di partita. Gara che negli esiti, negli andamenti, fino ad ora è stata sempre nelle mani dell'Ariosto Ferrara. All'andata fu vittoria 26-20 proprio delle emiliane, mentre lo scorso anno su questo campo il Flavioni riuscì a strappare la salvezza nel massimo campionato di A1 femminile, vittoria che fu importantissima per le giocatrici allenate da Patrizio Pacifico. Francesconi dentro per Bonamano, che ha provato ad incrociare, attenzione al pallone che torna nelle mani di Feoli, che ancora una volta come un falco raccoglie la ribattuta e l'appoggia alle spalle di un incolpevole Pertaler. Pertaler che ancora una volta aveva parato, la palla rimane in campo, Feoli come un falco, come giustamente avevi ricordato tu, si avventa su questo pallone ed era praticamente dentro e riesce a fare un ottimo tiro alto. Chiaramente Pertaler in movimento era in posizione decisamente svantaggiata. Un po' pasticciata questa della Ferrara, che infatti porta ad un recupero di Flavioni, di Luca, che va in palleggio per vie centrali, poi il suo tiro sceglie di fare tutto in maniera solitaria. Ancora una volta un po' di sfortuna per Flavioni, perché è il palo a negare la gioia del gol. Gioia, c'è la superiorità numerica su quel lato di campo e stavolta Burgio ha tutto lo spazio per mettere dentro la palla del 15-8 quando mancano 40 secondi al termine del primo tempo. Una rete che continua a dare tranquillità naturalmente all'Ariosto Ferrara. Continua ad essere stregata la porta avversaria. Era sì sul palo quel tiro, ma dopo essere stato deviato dalla Pertaler il tiro dell'azione precedente. Tisato, che intanto c'è stata un'irregolarità in attacco e il pallone è tornato ancora a Delisciandro, che da quella posizione non sbaglia, seconda rete, ha tratto cose importanti da quel lato di campo, su quel lato di campo l'Ariosto Ferrara, con Delisciandro che pur essendo contromano, pur trovandosi a destra, ha tirato fuori un paio di reti importanti e una serie di tiri dai 7 metri che poi sono stati ben capitalizzati da Soglietti. 16-8 per quanto visto, vantaggio meritato dell'Ariosto Ferrara. Assolutamente, vantaggio meritato, è stata una gara condotta con solidità, con personalità, con esperienza, e sta avendo la meglio la squadra di casa, che ha avuto anche un approccio migliore probabilmente a questa partita, mentre le ragazze della formazione del Flavioni Civitavecchia ce la stanno mettendo tutta, stanno buttando il cuore oltre l'ostacolo, sono un attimino ancora impacciate, non riescono a trovare la via del gol e sugli errori in attacco nascono le ripartenze e quindi i gol subiti con forse estrema facilità. 16-8, ci fermiamo, poi torniamo per commentare però anche quanto accaduto tra ieri e oggi nel campionato di Serie 1 maschile e per vivere naturalmente le emozioni del secondo tempo di Ariosto Ferrara. Flavioni lì nella regia a Milano, a tra poco.
intervallo del match of the week della 15ª giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallamano, e avanti l'Ariosto Ferrara 16-8 sulla formazione del Flavioni. Ma tra ieri e oggi si è giocato anche nel campionato di Serie A1 maschile con risultati importanti, vediamoli con l'aiuto della grafica. Facciamo il punto su quanto è accaduto proprio nelle ultime 24 ore sui campi della Serie A1 maschile. L'ultimo risultato in ordine temporale è quello che vedete in alto, la vittoria da parte del Gaeta in rimonta nel derby contro la Banca Popolare di Fondi, ma risultati importanti hanno riguardato anche la vetta della classifica. Il Bolzano ha continuato a vincere, ha battuto 30-25 il Bressanone, mettendo un altro punto fra sé e le inseguitrici, soprattutto il Bressano che ha comunque strappato un punto molto importante in casa di Conversano, 25-25, vince Trieste al l'overtime contro l'Alperia Merano 23-22 il risultato finale. Successo di Fasano 30-25 che si rilancia nella lotta per il quarto posto, perché intanto sorpresa Gigi, il Bologna batte 26-25 il Cassano Magnago. Bologna fanalino di coda che però è tornato nella lotta per la salvezza, è tornato in auge, perché intanto il Cingoli continua a perdere, lo ha fatto ieri contro il Cologne. Sì, il Cingoli attraverso un momento di crisi non è riuscito a superare il Cologne in trasferta, però vediamo che il Fasano intanto sta riscalando e quindi ha visto davanti a sé questa frenata sia di Conversano che di Bressano che di Cassano, e quindi ne approfitta e accorcia le distanze per quella vetta della classifica che la vede ancora in corsa per l'ingresso nella pool playoff. E la settimana prossima c'è la Coppa Italia con un tabellone estremamente interessante, perché a sinistra abbiamo i due derby, da una parte dunque Conversano e Fasano, derby pugliese, e poi sopra nella parte superiore del tabellone sempre a sinistra il derby altoatesino tra Bolzano e Bressanone, dall'altra parte invece il Trieste, padrone di casa al Chiarbola, affronterà il Cassano Magnago, e Fondi contro i campioni in carica del Bressano. Il meglio del meglio sarà sicuramente spettacolo. È un momento storico della pallamano italiana, perché in questi tre giorni si concentrano il meglio delle squadre che offre il panorama nazionale e tutte quante hanno voglia e possibilità di portare a casa questo prezioso trofeo. Si gioca su tre giorni, quindi anche l'aspetto condizionale, l'aspetto fisico giocherà un ruolo importante per il conseguimento e per il proseguimento e per la conquista di questo ambito trofeo, e poi vedremo come ne usciranno da questa competizione per il proseguo del campionato, un campionato che ne sta facendo vedere delle belle. Non abbiamo sottolineato come il Bologna in casa abbia battuto di uno il Cassano, quindi l'ultima vince con la seconda in classifica. E noi naturalmente dal Pala Chiarbola ci saremo in diretta nei primi due giorni streaming su Palamano TV, e poi domenica a partire dalle ore 17 in diretta TV, naturalmente qui sulla TV dello Sport, su Sport Italia. Adesso ci fermiamo, andiamo ancora una volta in pausa, ma solo per un attimo, poi nuovamente in diretta da Ferrara per il secondo tempo di Ariosto contro Flavioni. A tra poco.
Di nuovo in diretta, siamo tornati dalla Pala Boschetto di Ferrara, tutto pronto per il secondo tempo di Ariosto. Ferrara contro Flavioni, si riparte dal 16-8 al termine dei primi 30 minuti di partita, in una gara fino ad ora in pieno controllo della formazione di casa, della formazione emiliana. Non ci sono grosse novità di formazione da una parte e dall'altra, e dunque vedremo naturalmente se il Flavioni riuscirà ad adottare quelle contromisure per provare a recuperare il gap che si è creato fino ad ora. Se c'è una cosa che non manca alle giocatrici della squadra avversaria è la caparbietà e la voglia comunque di provarci, e ci proveranno fino alla fine come se fossero palloni decisivi, perché loro sono veramente vogliose. Recupero di Francesconi, che intanto è andata a riprendersi quel pallone, aveva cercato un passaggio schiacciato, l'ultimo tocco è stato comunque di Stettler nella fase di ripiegamento, e dunque ancora possesso che resta nelle mani del Flavioni per provare a portarsi sul meno 7. Ricordo il regolamento del campionato di Serie A1 femminile, 12 di naturalmente 10 squadre partecipanti, le prime 6 accedono direttamente alla pool playoff e dunque continuano a lottare per lo scudetto, per le ultime 4 invece pool retrocessione con un bonus in base al piazzamento, il Flavioni chiudendo eventualmente in coda, naturalmente vedremo come andrà il prosieguo di stagione, acquisirebbe un punto, 2 punti per la squadra subito sopra, 3 punti, 4 punti via via arrivando, risalendo la classifica. Intanto è arrivato il gol per Giulia Burgio per il 17-8. Francesconi, dicevamo come la Burgio aveva mirato sul secondo palo, probabilmente la Bulacche, un po' morbido il suo intervento, aveva probabilmente battezzato il pallone fuori, e invece la beffa sul palo più lontano della porta, difesa proprio da lei. Ottimo invece questo gol che accorcia le distanze della solita Francesconi, la migliore realizzatrice, 4 reti per lei. E ci ha provato Gioia invece sul fronte opposto, la sua conclusione però è stata facile preda di Bulacche, che questa volta è rimasta concentrata fino alla fine, attenta, è riuscita a parare il tiro centrale, buona mano, vuole andare a prendersi quella conclusione, la palla che però è terminata al lato rispetto alla porta di Pertaler, che immediatamente ha ridato in là l'azione d'attacco. Burgio può andare in uno contro uno anche se con poca convinzione, c'è Stettler comunque centralmente, si rivà dalle parti di Tisato per comunque riabbassare i ritmi, e c'è sempre questa marcatura di Ferretti su Stettler, è una marcatura uomo. Eh sì, la Stettler è un'attenzionata speciale, ha fatto tanto male soprattutto nella prima frazione di gioco, perché oltre a segnare ma ha creato tanti spazi, ha creato le possibilità di tiri facili alle sue compagne di squadra. Francesconi che va alla conclusione, all'incrocio dei pali, ha e tolto che conclusione, le ragnatele dall'incrocio, rivediamolo ancora dove ha messo il pallone, assolutamente irraggiungibile. Precisione chirurgica per lei, e addirittura porta a casa anche 2 minuti per Stettler, ai danni di Stettler, che non è poca cosa, perché è una giocatrice importantissima sia nella manovra d'attacco che in quella difensiva della sua squadra. Vediamo come e se sfrutteranno questo vantaggio numerico. 17-10 il risultato dopo 33 minuti di gioco. Gioia per Tisato, con una giocatrice in meno e senza extra player, l'Ariosto Ferrara. Tisato, ancora Gioia, non ci sono spazi, è chiusa la linea di passaggio a destra dove c'è Di Lisciandro, nuovamente Tisato che ha tirato poco fino ad ora, il braccio è ancora piuttosto freddo, esatto, il pallone termina di molto alto rispetto alla porta di Bulacche. Momento positivo per il Flavioni, che può adesso provare ad incrementare il suo controbreak nei confronti dell'avversario, soprattutto andando a sfruttare la superiorità numerica. Feoli per Bartoli, pasticcia un po' con il pallone Francesconi, che riesce comunque a mantenerne il possesso. Ferretti, poi Bonamano, ancora Francesconi per Bartoli, c'è il taglio di Ferretti, si va a sinistra, rischia qualcosina Bartoli che tiene comunque il pallone nelle mani. Era partito anche il taglio di Ferretti, che chiaramente Bartoli era impegnata a combattere con la sua diretta
avversaria e non se ne ha veduta. Buona mano, c'è la segnalazione di passivo, non riesce a sfruttare la superiorità numerica il Flavioni, poi per tirare fuori le castagne dal fuoco serve questa conclusione di buona mano che rivediamo non sfruttando la giocatrice in più perché addirittura aveva due avversari addosso, ma è stata molto brava comunque in elevazione a trovare lo spazio giusto per aveva, il 17-11. Aveva il braccio libero Matteo, perché aveva due giocatrici addosso sì, ma aveva il braccio libero ed è riuscita ad ingannare addirittura il portiere avversario, ha mirato sul secondo palo e alla fine è riuscita a chiudere questo tiro sul primo. Tentativo d'anticipo che non è andato a buon fine ancora, attacco è stavolta però la palla è recuperata da Fanelli, Bartoli deve alzare la testa, trova in Feoli le mani per affidare quel pallone, si trattava anzi di spizzico. Erano in superiorità numerica 3 contro 2 questa seconda fase ed è stata pasticciata. Stettler che è rientrata dopo la sospensione temporanea, ha subito fallo, 9 metri. Gioia Tisato, sempre orfana di Neli Dobreva, fortunio al menisco per lei. Nelle fila naturalmente dell'Ariosto Ferrara, vale la pena ricordare invece il rientro pronto a partire dalla prossima settimana di Alexandra Ravaz per quanto riguarda il Flavioni, che intanto in questo frangente non trova la via della rete, con l'errore al tiro di Francesconi ha parato Melanie Pertaler. Stettler invece una forza della natura che va a realizzare per il 18-11. Fa tutto da sola, prende la palla, riceve la palla sui 12 metri, due palleggi, tre passi, tiro oramai lanciata, non ha nessuno che può fermarla. Pieno controllo della gara per la Suncini, Agribiochimica, Ariosto Ferrara, qui alla Pala Boschetto, attacca il Flavioni, Civitavecchia con l'organizzazione affidata alla solita Francesconi, poi spizzico l'uno contro uno di Bartoli che cerca il contatto con la difesa, riesce ad incrociare molto bene, stavolta buona l'azione di Bartoli, è stata brava a puntare in uno contro uno il suo diretto difensore, a prendere velocità e a dare potenza alla sua conclusione. Sì, uno contro uno verso il centro e poi è riuscita a mirare il palo più lontano, tiro schiacciato che inganna e elude l'intervento di Pertaler che incolpevole in questo caso, si allunga, tocca ma non riesce a deviare la traiettoria del pallone fuori dallo specchio della porta. Gioia, pallone per Tisato, la conclusione in appoggio, poi Settler che si avventa sulla palla, è brava, e che Bulacche, parata, sarà molto brava Bulacche. Bravissima. All'ultimo momento chiude, riesce a chiudere i piedi e a negare la strada del gol, un gol praticamente già fatto. A botta sicura. Fallo in attacco, fischiato a buona mano dall'altra parte, non riesce però a creare poi le possibilità, a propiziare un proprio contro break che sia incisivo il Flavioni. E la Bulacca che festeggia così la sua decima parata, porta in doppia cifra i suoi interventi, ottima la prestazione di questa giovanissima portiera del Flavioni Civitavecchia. Quadratura per la panchina diretta da Carlos Britos alla prima stagione sulla maglia e sulla panchina dell'Ariosto Ferrara. Bel gol questo di spizzico che ha trovato lo spazio. 18-13, prova a costruire un parziale interessante adesso Flavioni. È stato un passaggio illuminante, sorprende tutti, soprattutto la prima e la seconda giocatrice che erano in difesa in quell'angolo di campo, e Feoli illumina con un passaggio furbesco spizzico che raccoglie e conclude a botta sicura. Due minuti intanto per Francesconi, ci sarà la superiorità numerica su cui potrà a questo punto contare l'Ariosto Ferrara. Seguiamo l'attacco con Soglietti, pronta a far ripartire l'azione. Stettler, Gioia, poi Tisato, si muove centralmente Stettler che riceve il pallone, larga la palla per Burgio che però non è in una buona situazione, ma con grande intelligenza trova Soglietti sulla linea. Ottima azione, grande merito a Burgio di non essersi presa
un tiro che sarebbe stato velleitario da quella posizione, invece ha trovato in Capitan Soglietti la risorsa giusta a cui affidare quel pallone. E a Soglietti, come al solito, al posto giusto al momento giusto. Non è un caso, Matteo, è solamente visione di gioco, è timing perfetto. Ma quel numero che ha sulla maglia non è un numero a caso. Il 77 è il suo anno di nascita, 42 primavere, e se non se lo scrivesse sulla maglia non se ne accorgerebbe assolutamente nessuno. Intanto Burgio ha recuperato il pallone di Lisciandro con un contropiede orchestrato a meraviglia dall'Ariosto Ferrara, che vuole a questo punto mettere in cassaforte la partita. È ancora lunga, naturalmente, mancano 20 minuti, ma 20-13 il risultato, più 7 si oscilla tra le 8 e le 6 reti di vantaggio. Buona mano per Bartoli, che però non è riuscita ad agganciare il pallone, non c'è fallo, si continua a giocare, ancora il contropiede lanciato ottimamente da Pertaler, e poi ci pensa Di Lisciandro a mettere il pallone sotto la traversa per il 21-13, 3-0 di parziale da parte dell'Ariosto Ferrara. Di Lisciandro porta a 5 il bottino personale delle sue reti, è la seconda migliore realizzatrice della sua squadra, è ottima la prova per lei oggi. Buona mano, conclusione praticamente da fermo, non ha difficoltà questa volta per Thaler, che deve praticamente solo restare ferma, tenere le braccia alte, respingere. A beneficio delle compagne, brutto possesso però questo poi gestito dall'Ariosto Ferrara, palla che sfila via e torna nelle mani del Flavioni. Sì, un passaggio no look della Stettler che, come dire, che sorprende le sue compagne di squadra e mestamente guadagna il fallo laterale. 41 minuti giocati qui alla Palaboschetto, buona mano per Francesconi, poi Feoli, adesso Bartoli, ancora Francesconi con un incrocio per Bonamano, la palla le scivola via dalle mani. Stettler ha riconquistato la gestione della palla, l'Ariosto Ferrara. Soglietti va a contatto con la difesa in uno contro uno, il tiro che è terminato al lato ma tira sempre fuori qualcosa di fruttuoso dalle sue azioni, di importante. Katia Soglietti, tiro dai 7 metri e c'è anche un 2 minuti all'indirizzo di Francesconi, e anche questa volta porta a casa il massimo, o quasi il massimo, vediamo come andrà questo tiro dai 7 metri, tipico di una giocatrice esperiente. Non sbaglia ancora una volta Katia Soglietti, che va a segno per il 21-13. Secondo 2 minuti per Francesconi, che adesso deve stare molto attenta se non vuole lasciare il terreno di gioco prima del tempo. Correzione naturalmente, 22-13 con il più 9, che dunque diventa il nuovo massimo vantaggio nel corso della partita, costruito dall'Ariosto Ferrara. Costruito tra l'altro su un contro break, perché è riuscita ad arginare il miglior momento della Flavioni Civitavecchia, che aveva fatto un break, un parziale di 3-0, mostrando anche particolare voglia e capacità. Però tutto questo è stato, come dire, congelato, e continua ad essere congelato anche da un intervento della solita per Thaler, che è stata brava a parare con l'ausilio del palo. Stettler, il tiro, pallone che termina sul palo, ancora una volta però Gioia, nuovamente Stettler che si gira sulla linea. Bulac, che però è molto brava a restare appostata su quel palo, e riesce a parare. Si gira verso l'esterno, Steffer poteva tirare solo lì, e Bulac, nonostante la sua giovane età, ha fatto quello che doveva fare, è andata in spaccata sul primo palo ed è riuscita ad impattare il pallone. Buona mano per Bartoli. Il tiro dalla distanza ancora per Thaler, su di Luca, il lancio di per Thaler per Di Lisciandro, che senza palleggio direttamente carica i tre passi e la conclusione vincente, 23-13, più 10. Sesto gol per lei, e abbiamo visto come per l'ennesima volta gol facili nascono da conclusioni non particolarmente incisive, perché tanta è la voglia al tiro e sicuramente la voglia della squadra civitavecchiese, ma se sono tiri velleitari e facile preda del portiere, chiaramente quel controllo della palla diventa anche un facile contropiede.
che può far male alla squadra avversaria. Due minuti per Stettler, per una mano un po' alta su Buonamano. Stettler esce comunque sorridendo, non un fallo naturalmente cattivo il suo. Seconda sospensione temporanea per la giocatrice di origini argentine, dovrà farne a meno in maniera definitiva qualora dovesse arrivarne un'altra. Poi Carlos Britos, intanto Ferretti in qualche modo avvitandosi su se stessa riesce a trovare la coordinazione, rivediamo giro l'azione. Di schiena verso l'esterno, ottimo anche in questo caso controllo di palla, e riesce un ottimo gesto atletico premiato da una rete di pregevole fattura. È tornata a segnare dunque il Flavioni, più 9 Ariosto Ferrara Soglietti. La serie di finte, subisce fallo Soglietti, 9 metri e anche un colpo al volto, ma da giocatrice di grande esperienza qual è, non batte ciglio. Fallo su Gioia, ancora un 9 metri tisato di Lisciandro. Si muove centralmente Gioia con una giocatrice in meno, l'Ariosto Ferrara, perché c'è fuori Stettler come già ricordato in precedenza. Ancora un fallo, ancora 9 metri, tisato, vuole la conclusione sul primo passo para Bulache. Il primo passo è anche sul primo palo, ha tirato sul muro ma era attenta e appostata bene. Fanelli per ridare ossigeno all'azione d'attacco di un Flavioni che però sembra anche accusare un po' di stanchezza a questo punto della gara. Poche soluzioni a disposizione di Patrizio Pacifico, una di queste è Chiara Buonamano, una certezza, non sbaglia, rete. Elude la marcatura di Gioia verso l'esterno, riesce a risalire con l'ultimo passo per guadagnare il centro, quel tanto che gli basta per spostare il portiere sul secondo palo e chiudere il tiro sul primo. Ultimo quarto di partita qui al Palaboschetto, 23-15 il risultato. Attacca Burgio per l'Ariosto Ferrara, Gioia a beneficio poi di Tisato che va in palleggio in azione solitaria, la palla di ritorno non è precisa, l'ha recuperata il Flavioni con Maruzzella. Bartoli adesso deve alzare la testa per osservare il movimento delle compagne, nuovamente Di Luca, la conclusione sotto. Mamma la traversa, mia, gran gol di Di Luca, questo di Di Luca, gran gol, premiata la caparbietà di tutta la squadra. Nonostante la difficoltà di questa azione in velocità, anche perché la squadra di casa stava facendo un'ottima guardia, Di Luca caccia questo coniglio dal cilindro, palla che impatta sotto la traversa e di prepotenza e a pressione entra a gonfiare la rete. Gioia, Stettler è rientrata ma viene tenuta fuori dal vivo dell'azione. Soglietti ha ricevuto da Maria Vittoria Gioia una palla deliziosa e poi deve solamente ancora una volta metterla dentro, rivelandosi comunque un terminale offensivo estremamente preciso. Si è fatta trovare pronto, blocco sul primo difensore, larga la sua azione d'attacco come aveva anche predicato il mister Britos nel precedente time out. Buonamano, palla per Ferretti, ancora Buonamano, Bartoli in caduta, il suo tiro ha subito fallo e potrà ripartire dai 9 metri Flavioni. 47 minuti trascorsi, Bartoli ancora, poi la palla larga per Buonamano, il tiro sul palo, la ribattuta ha favorito nuovamente Fanelli, il tiro di Di Luca al Luna Park con Di Luca, incrocio e poi il pallone che termina dentro, imparabile per Pertaler. Questa volta da terzino sinistro puro, tiro che entra con una cattiveria e una potenza incredibile. Si è sentito il rumore del palo, trema la porta e si gonfia la rete. Di Luca, secondo gol consecutivo. Di Lisciandro intanto non impeccabile questa volta, Bulache che non è riuscita a respingere una conclusione abbastanza centrale che possiamo riapprezzare nel rallenti. Qualche buona parata ma anche qualche errorino di Bulache, portiere come detto e ricordato in precedenza, giovanissima, classe 2000, avrà modo naturalmente. Sicuramente queste partite sono importantissime per il suo percorso, per la sua esperienza,
per affinare la tecnica e il minutaggio che le servirà per avere questo bagaglio di esperienza che, sul quale costruire una sicuramente lungimirante e importante carriera. Buona mano per Bartoli, poi Di Luca, il cambio di posizione ha trovato un paio di reti davvero pregevoli Di Luca in precedenza. Ora Fanelli cerca sul primo palo, ha bucato d'astuzia, batte per Thaler con il pallone appoggiato proprio sul primo palo, non era ben posizionato l'estremo difensore dell'Ariosto Ferrara. 25 per chi in questo momento attacca, 18 per chi difende, mancano 10 minuti alla termine della partita. Gioia prova a lanciarsi dentro, c'è stata una spinta da parte di Di Luca, vediamo se costerà una sospensione temporanea o meno. Sicuramente si arriva ad un tiro dai 7 metri e 2 minuti, anche se per Bartoli e non per Di Luca. Intervento scomposto, non cattivo, però era lanciata, era in velocità, quindi è bastato poco per farla schizzare via, per far schizzare via Gioia. Avvicendamento tra i pali, vediamo se De Santis riuscirà a ipnotizzare una fin qui perfetta Katia Soglietti. Tutto pronto Soglietti e c'è la parata di De Santis, serve l'ingresso di De Santis per portare al primo errore, probabilmente se non erro al tiro in assoluto nel corso della partita, al di là dei tiri dai 7 metri da parte di Katia Soglietti. Sì, è l'unico neo in una prestazione perfetta di Katia Soglietti. Intanto vediamo Matteo, credo che ci sia un cambio irregolare, esatto, che è costato i 2 minuti proprio a De Santis. Evidentemente ha pagato la gioia e l'esultanza, è scesa un po' di concentrazione a seguito di questo rigore parato alla Soglietti che non è da tutti i giorni. È rientrata Bulacche, ma ovviamente il Flavioni dovrà fare a meno di una ulteriore giocatrice di movimento perché c'era fuori anche Francesconi. Sono solamente 4 le ragazze in campo a disposizione di Coach Pacifico in questa fase della partita, con probabilmente anche una marcatura uomo perché vedo Gioia molto alta. Time out. No, c'è soltanto il gioco fermo perché sta succedendo qualcosa al tavolo, solamente una verifica di quanto era accaduto in precedenza della sanzione che era stata data all'indirizzo di De Santis. Confermo 4 giocatrici, con Tuduran che è entrata adesso in posizione di terzino destro e riceve questo pallone, lo fa girare a beneficio di Di Luca, attacca il Flavioni che però ha di fatto 3 giocatrici in attacco perché Bonamaro è marcata a uomo su tutto il 40x20 da Gioia che le impedisce di ricevere palla. Tuduran, vediamo se ha spazio per prendersi la conclusione, prova a rientrare, la cede ancora, il pallone recuperato dall'Ariosto Ferrara. Impacciata un po' questa azione della Tuduran che entra fredda dalla panchina. E poi invece è decisamente più in palla Alessandra Di Lisciandro che riceve il pallone, lo piazza sul palo lontano con spazi molto molto ampi, non può sbagliare per il 26-18, 50 i minuti sul cronometro nel corso della partita. Non serve neanche la pazienza per trovare spazio al tiro alla Ariosto Ferrara. Anche Tuduran, origini rumene, giocatrice del 2002. E stavolta però trae fuori qualcosa di interessante dalla sua azione personale perché va a prendersi un tiro dai 7 metri. Stesso movimento di prima che però ha un esito completamente differente. Prima ha perso palla, adesso riesce a superare il difensore. Lo tira lei. Va lei dalla linea contro per Thaler e non sbaglia, a rete da parte di Tuduran che mette dentro il primo gol della sua partita. Ricordo l'età, è una classe 2002. Bravissima Tuduran, tutto merito suo, uno contro uno, scavalcamento, si guadagna il rigore, lo tira, lo realizza. 26-19 il risultato, attenzione a Gioia, il pallone per Stettler, la superiorità numerica dà grossi spazi e margini di manovra all'Ariosto Ferrara che stavolta non ne approfitta perché il tiro di Burgio è stato parato da Bulacche.
buona mano. Bartoli, Tuduran la tiene a questo punto in pianta stabile in campo, coach Pacifico. Rientra anche Spizzico. Bartoli per Tuduran, l'anticipo di Gioia che recupera una palla importante. Se fosse passata quella palla, magari un passaggio schiacciato, Bonamano sarebbe andata facilmente al tiro. E invece al tiro ci va facilmente Gioia, esatto, dall'altra parte, perché poi la difesa di Flavione ha fatto fatica nel riposizionarsi. Gioia ha avuto un'autostrada avanti a sé, non ha potuto fallire. 27-19, partita che resta completamente in mano all'Ariosto Ferrara, che, lo ricordiamo, ha bisogno dei due punti per agganciare la Casalgrande Padana, ma soprattutto per restare all'interno di quel gruppo di sei squadre che lotta per rientrare in pool playoff. E Di Luca in questo momento ha cercato il suo terzo Eurogol e per qualche centimetro la palla schizza via, esce fuori dallo specchio della porta. Poi piccola ingenuità di Pertaler, che nel rimettere in gioco il pallone ha varcato la linea dei 6 metri. Ovviamente questo non è consentito dal regolamento e dunque c'è stato un cambio di possesso doveroso, con la possibilità e questa rete deliziosa di Bonamano, che appoggia morbido il pallone sopra la testa di Pertaler per il 27-20. Gol dall'ala destra di Bonamano, che con tutta la sua classe, con tutta la sua, fa capo a tutta la sua classe, tutta la sua tecnica, salta, vede Pertaler che è uscita dai pali e appoggia un comodo pallonetto spinto. Stettler che va in palleggio, punta nel mezzo della difesa di Flavioni, fallo e tiro dai 7 metri ottenuto da Lustettler. Soglietti, nonostante l'errore, va a rifarsi, ma stavolta non sbaglia per il 27-20, anzi 28-20. Decimo gol per lei, Katia Soglietta, Soglietti va in doppia cifra. Come detto, 28-20 più 8 il risultato, sempre partita nelle mani dell'Ariosto. Bartoli, Di Luca, nuovamente Bartoli, poi Tuduran. Il palleggio Bonamano, che adesso sta giocando stabilmente in posizione di ala destra con l'ingresso di Tuduran in campo. Buono il taglio, buona anche l'idea di De Luca, la lettura del posizionamento delle compagne, brava anche Bonamano, ottimo il timing e poi non sbaglia per il 28-21. Azione portata a compimento in modo pressoché perfetto, con un'ottima circolazione di palla, calma, ed è riuscita anche a trovare questa incursione, questo taglio della Bonamano, prontamente vista e servita da Di Luca. Burgio va in scavalcamento, prova a tirare sul primo palo, fallo e 9 metri, subito fallo la giocatrice classe 98, Giulia Burgio, origini siciliane per lei. Gioia, ora Stettler, dentro per Katia Soglietti, che questa volta manca la porta, pallonetto che è terminato alto. Fa notizia questo errore di Katia Soglietti, perché solitamente da lì è infallibile. Fallo ai 9 metri, irregolarità di Di Lisciandro ai danni di Spizzico. Bartoli, è uno schema chiamato, viene posizionato il pivot dal lato di Francesconi, che tanto è rientrata come terzino destro, gestisce questo pallone Spizzico che appoggia, poi torna sulla linea dei 6 metri, Francesconi, due pivot con Bonamano, attenzione alla conclusione di Di Luca centrale, questa volta fa buona guardia per Thaler, che poi azzarda un lancio evitabile perché era coperta la linea di passaggio che portava Katia Soglietti, e sull'asse che invece va da Di Luca a Francesconi arriva il gol della Flavioni, rete del 28-22. Una Flavioni che non si dà per vinta, questo è il suo marchio di fabbrica, nonostante questa partita sia stata in salita sin dai minuti iniziali, ma
fino all'ultimo minuto loro giocano, anzi il suo gioco è migliorato con il passare del tempo. Questo a testimonianza di quanta voglia e di quanto margine di crescita possa avere questa squadra. In un campionato che, come ricordavamo in precedenza, è ancora lungo, perché chiudere in coda la regular season è relativo, visto che poi tutto verrà rimescolato di fatto nella pool retrocessione. Intanto reti da una parte e dall'altra con Bartoli, che segna l'ultima finita al referto per il 29-23 al minuto quasi 57 in questo istante. Matteo, saltano un po' gli schemi in questi minuti finali, si va su intuizioni personali per guadagnare la via del gol più che nella coralità delle manovre di squadra. Ha provato Gioia, come in questo caso. Il suo tiro l'ha fatto, esatto, in maniera quasi del tutto personale. Brutto lancio, il Flavoni non approfitta di quella palla recuperata. Parlava di cose evitabili, Matteo, e questo era assolutamente evitabile, soprattutto perché, guardando il punteggio, Flavioni può ancora chiudere, ridurre il gap di reti, dando anche onore alla prestazione gagliarda e così vogliosa che ha espresso durante tutto l'arco del match. Tisato dentro per Soglietti. Invasione però nel movimento di Katia Soglietti, cambio di possesso, Ferretti si butta nello spazio e riesce a trasformare questa volta azione caparbia della Flavioni, ben finalizzata da questo gol di Ferretti. Bravissima Ferretti, corre più lesta di tutti fino alla fine, si butta dentro, non ha paura, due giocatrici facevano guardia su di lei, lei trova lo spazio, nessuna chiaramente le commette un fallo duro, perché da lì vorrebbe dire rigore, e due minuti, lei ne approfitta, premiata la sua caparbietà. Un minuto e mezzo alla fine della gara, di fatto l'Ariosto Ferrara si prepara a mettere in tasca i due punti, ad agganciare, come ricordavamo in precedenza, la Casalgrande Padana quota 14 punti in classifica, a meno uno dalla Vemplas d'Ossopore, dunque dal quarto posto di un campionato di Serie 1 femminile, del quale vedremo poi al termine della gara la classifica per rifare un po' il punto, ma è lotta apertissima per rientrare in pool playoff, e sicuramente ci sarà qualche grande delusa che resterà fuori da quel novero di sei squadre che potrà continuare a lottare per il titolo italiano. Per Cuna ovviamente significherà continuare la lotta verso lo scudetto, per qualcun'altra una salvezza anticipata e una conclusione serena e tranquilla del campionato in Serie 1 femminile. Possiamo anche dare un dato, possiamo, come dire, sottolineare le 20 parate di Lapertaler, che per chi conosce la pallamano e questo ruolo è un numero ragguardevole, collezionato e costruito durante tutto l'arco del match. Questo estremo difensore di origini altoatesine. Ancora una parata per Thaler, stavolta gioco fermo però perché c'è stato un fallo. È finita con il pallone nelle mani del Flavioni, che avrà un'ultima chance, vedremo se andrà alla conclusione o se Bonamano appoggerà semplicemente la palla. 29-24 il risultato finale, proverà una conclusione, palla controllata però senza particolari difficoltà dal muro dell'Ariosto Ferrara, che conquista così due punti, vince 29-24, partita controllata dall'inizio alla fine, prestazione di cui hai centrato l'aggettivo in precedenza per Luigi, per il Flavioni, gagliarda, bene, concentrata invece, con grande concentrazione appunto, esperienza e voglia di vincere l'Ariosto Ferrara dall'altra parte. Sì, questa prestazione così gagliarda, così vogliosa, così comunque buttando il cuore oltre l'ostacolo, ha impedito un'imbarcata che durante la metà del secondo tempo poteva anche starci, e invece è riuscita a rimanere con la testa sul match, a rimanere concentrata fino all'ultimo pallone, chiudendo così con un onorevolissimo
29-24, cedendo il passo ad una squadra sicuramente più completa, più forte, più esperiente. Comunque, applausi anche e soprattutto a questo Flavioni Civitavecchia, che ben figura in casa dell'Ariosto Ferrara e che proverà naturalmente a dire la propria nella pool playout per provare a salvarsi in questo campionato di A1 femminile. Diamo un'occhiata per fissare i punti alla classifica della massima serie, che ovviamente vedremo come si sarà evoluta la classifica della Serie A1 femminile per capire appunto che cosa è accaduto. Una classifica che vede dunque l'Ariosto Ferrara, che in grafica vedete con una partita in meno, agganciare a quota 14 punti la Casalgrande Padana. Dossobuono è lì, attenzione anche a Bressanone, che ha rallentato un po' troppo nelle ultime settimane. Ieri ha perso lo scontro diretto contro l'Oderzo, perdendo di fatto anche il contatto con la vetta della classifica. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Sicuramente l'appuntamento da fissare è quello invece con la Serie 1 maschile, con la Final 8 di Coppa Italia in diretta dal Palachiarbola di Trieste. La settimana prossima ci sarà la finale qui su Sport Italia, su Palamaro TV, venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo, prima i quarti di finale, poi le semifinali, per poi giungere alla finale ore 17 di domenica 3 marzo in diretta naturalmente su canale 60 del digitale terrestre, 225 del buche di Sky, qui su Sport Italia. Dal Palaboschetto di Ferrara è tutto, ricordo il punteggio 29-24, vince l'Ariosto Ferrara contro il Flavioni Civitavecchia. Da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello è tutto, un grande grazie per essere stati con noi e l'augurio è quello di sempre, buona palla a mano a tutti, alla prossima.